È uscito il nuovo elenco delle opere pubbliche finanziate nel piano 2018. All'Aquila ci sono anche il Cinema Massimo e il complesso di Santa Maria dei Raccomandati, ma anche Palazzo Selli, che si trova a lunga via Paganica, e l'ex conceria di Borgo Rivera. Sono soltanto alcuni, infatti, dei 33 edifici pubblici danneggiati dal sisma del 6 aprile del 2009, in stato avanzato di progettazione, pronti a diventare quindi cantiere o a vedere ultimati quelli in corso. Si trovano nel piano annuale 2018, che è stato redatto dalla struttura di missione della Presidenza del Consiglio ed è stato pubblicato in Gazzetta il 10 luglio scorso. Per l'esecuzione dei lavori, in alcuni casi anche per completare la progettazione, sono stati assegnati ben 65 milioni di euro. A questi soldi si aggiungono anche 15,6 milioni di euro per ultimare la progettazione relativa ad altri 31 edifici pubblici. A finanziarli è la delibera CIPE. È sicuramente un aspetto molto positivo questo per la ricostruzione pubblica, che rispetto a quella privata, che va molto meglio, è sempre andata a rallentatore. Negli altri comuni del cratere ed ex cratere ci sono anche le progettazioni relative all'ex convento di Santa Chiara di Gagliana Terno, il municipio di Rocca di Cambio e la chiesa della Madonna del Pozzo di Ortucchio.